50 anni fa e tante persone del Trentino sono state obbligate anche a lasciare i loro cari per emigrare, e questo oggi scambia che siamo noi africani che veniamo qui da loro. E infatti nel Trentino c'è una bella accoglienza, perché nel passato c'era qualcosa di questo. Nel 1600 è partito dalla Val di Non un missionario gesuita, Padre Kino, che è andato ad operare in Arizona, in Bassa California e nello stato di Sonora del Messico, dove ha portato la parola del Vangelo. Migliaia di lavoratori arrivano in Val di Non per la raccolta delle mele e noi dobbiamo attuare il principio dell'accoglienza come ci ha insegnato Padre Kino. Come immigrata, lasciare il suo proprio paese è molto difficile, e tante volte sai quello che lasci e non sai dove stai andando. E tante volte lasci le guerre, le malattie, la fame, solo per cercare il migliore. Siamo in Val di Non, siamo nella terra delle mele. È un consorzio che raggruppa 16 cooperative, tutte dislocate su questo territorio, alle quali si associano ben 4.200 famiglie di nostri soci produttori. Qui in Val di Non arrivano per la raccolta diverse migliaia di persone provenienti dalle più svariate nazionalità, prevalentemente extracomunitari. La paura, prende la paura, perché le persone, non so se le persone ti accettano, hai paura, sì, ti guardano male perché sei diversa, hai paura del clima, di tutto quello che succede intorno a te. Sono persone che vengono tutelate sotto tutti i punti di vista, insomma, in caso di infortunio, di malattia, eccetera. E sono dei membri aggiunti alle nostre famiglie che si fermano mediamente un mese. Per loro è un'ottima occasione di integrazione del reddito. Per noi sono molto importanti perché ci aiutano nella raccolta, ma non solo, si arricchiscono comunque e ci aprono un po' la mente vedendo le persone e altre culture, altre mentalità, altri popoli. Per fortuna ci sono anche delle persone tipo la Chiesa che per la prima accoglienza ti aiutano un po' a sciogliere per tutte queste difficoltà. Io ne ho avute tantissime, però sono riuscita a uscirmi bene, perché insomma ho accettato anche la situazione e mi sono avvicinata verso le persone che mi vogliono bene. L'accoglienza può essere dunque un'occasione propizia per una nuova comprensione e apertura di orizzonte, sia per chi è accolto, il quale ha il dovere di rispettare i valori, le tradizioni e le leggi della comunità che lo ospita, sia per quest'ultima chiamata a valorizzare quanto ogni immigrato può offrire a vantaggio di tutta la comunità.